visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio, molto convenienti. Per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Da più di un secolo sul territorio, Macchini Ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini Ceramiche, sempre al vostro servizio. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi, cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Ciao amici di Insieme a Canestro, bentornati, vi siamo mancati? Benvenuti nuovamente allora sul canale 80 di Rossini TV, che per la quarta stagione trasmette questo programma tutto dedicato alla pallacanestro, in particolare alla VL. Quindi un saluto ai telespettatori che ci seguono da ormai 3 anni e che sono con noi, ai nuovi che sono questa sera sintonizzati sul canale 80 che è visibile in tutta la regione Marche, ma siamo in diretta anche sulla pagina Facebook della nostra emittente ed anche sulla app che è scaricabile sui vostri telefonini, sui computer, che vi consente di seguirla in diretta streaming. Quindi potete seguirci addirittura in tutto il mondo, non vogliamo esagerare, ma insomma davvero è possibile farlo se qualcuno di voi è in giro per il mondo, è in viaggio o abita fuori Pesaro o abita fuori regione, ha la possibilità di essere con noi. Ringraziamo i nostri sponsor che ci danno la possibilità di andare in onda e di confezionare questo programma così atteso, quindi Conad Montecchio, Macchini Ceramiche e Banca di Pesaro. E adesso vi presento i nostri ospiti, gli ospiti di questa prima puntata. Abbiamo con noi Franco Arceci, presidente del consorzio Pesaro Basket. Buonasera. E Michele Zavagnini, giornalista, telecronista, grande esperto della palla spicchi. Grande grosso esperto, direi. Buonasera a tutti. E allora passo la parola allora a Giovanni Zida, che anche quest'anno vi indicherà come mettervi in contatto con noi per porre domande e rispondere anche al contest che lanceremo fra poco e che vi darà la possibilità di vincere 2 biglietti messi in palio per assistere alla partita di domenica prossima, la prima in casa, con Venezia. Chi risponderà per primo vincerà i biglietti. Ringrazio anche Andrea Sabattini che come sempre puntuale conduce la nostra regia. Vai Giovanni. Buonasera e ben ritrovati carissimi telespettatori, carissime telespettatrici. Come quarta stagione sono veramente contento e felice di essere qui insieme a voi per lo spazio dedicato ai social, quindi veramente tantissime opportunità, domande e commenti che potete rivolgere sempre ai nostri ospiti qui in studio. Saluto cordialmente la nostra direttrice qui presente questa sera, vi ricordo il numero WhatsApp 370-366-7210 oppure potete commentare tramite la nostra diretta Facebook di Rossini TV. E lanciamo il contest di oggi, il contest che vedrà in palio 2 biglietti per la partita di domenica contro la Rayer Venezia alle 19.30. E nella storia delle sfide contro Venezia ce n'è una in particolare in cui Carlton Meyer segnò ben 51 punti. Vogliamo sapere in quale stagione si disputò quella gara e il risultato finale.
Michele, magari te la ricordi anche, però non sì. puoi dire nulla. Io la commentai, fu una partita meravigliosa in cui Carlton Myers avrebbe segnato anche dal parcheggio senza nessun problema, veramente fantastico. Poi alla fine vi riveleremo un'altra partita in cui... Non posso dire il risultato finale. No, assolutamente no, ci fu un punteggio clamoroso anche in un'altra partita contro Venezia, in un'altra annata, poi ve lo diremo alla fine perché sarà divertente insomma anche andare un po' nei ricordi ed è una cosa che... vorrò fare da qui in avanti, perché quando venivo come ospite, l'ho già detto nell'intervista che abbiamo fatto nel TG l'altro giorno con Daniele Sacchi, incuriosiva la storia dei vecchi americani che hanno vestito la maglia della VL. Quindi ogni tanto magari andremo a scoprire qualche vecchio personaggio, dove è finito, che cosa fa oggi, se è ancora vivo, se abbiamo delle immagini, insomma dai, sarà curioso magari una piccola finestra sul passato che magari in qualche puntata sarà piacevole aprire. Adesso però vogliamo stare sul presente e vogliamo cominciare subito da Franco Arceci, che da poco più di un anno è presidente del consorzio. Un anno e mezzo dopo Luciano Amadori che ti ha lasciato credo il testimone. Credo sia stato 9 anni circa o 10. Esatto. Franco, tu lanci sempre grandi numeri, numero tot consorziati, tot sponsor, alla fine diventa un numero così enorme che la gente pensa che siete ricchissimi e quindi allora cerchiamo di spiegare un po' la differenza intanto tra un consorziato, uno sponsor, che ruolo ha, che contributo mette, quali sono le sue responsabilità. Va bene, allora noi abbiamo il consorzio Pesaro Basket che io considero una grande ricchezza per la città, che in questo momento ha 34 consorziati, quindi ne sono entrati negli ultimi tempi 7. Ogni consorziato mette minimo 25.000 euro e ogni anno ripete questa cifra. Una parte di questi consorziati sono anche sponsor del Palasport, della maglia, pantaloncini. Infatti sappiamo che ben 5 dei 7 quest'anno sulla maglia sono consorziati. Sono consorziati. Complessivamente fra consorziati e sponsor, piccoli e grandi, sono 125 gli sponsor complessivi. E questo è un'ulteriore grande ricchezza perché fa capire che intorno al basket pesarese, attorno alla VL, alla Carpegna Prosciutto, c'è comunque interesse, aspettativa, eccetera. Questo è più o meno il quadro generale degli sponsor. Non so se devo aggiungere qualche altra considerazione o è sufficiente. Quello che appunto magari è interessante chiarire è che si può diventare sponsor della VL, ma con ovviamente un contributo diverso. Sì, quindi, no? Ci sono sponsor che danno alcune migliaia di euro e poi ci sono sponsor che danno 100.000, 150.000, 50, 20. Sono diverse le possibilità di sponsorizzare la squadra e si cerca per ognuno la soluzione più giusta per poter dare anche dei risultati, come dire, di immagine e di comunicazione interessanti. Tu Elisabetta avevi detto che potevo fare una domanda direttamente a Franco. La vuoi fare adesso? Il jolly? La faccio adesso, gioco il jolly adesso, il fil rouge, a corollario proprio di quello che tu hai detto. Questo numero enorme di mini sponsor, di consorziati, sponsor principali. Che richiede che, una grande fatica, faticoso. Non ti invidio, devo dire la verità, sono convinto. A questa cifra verrà aggiunto il premio Italiani che è stato vinto lo scorso anno perché la VL è stata brava a far giocare più minuti in assoluto gli italiani, più ha vinto la Next Gen a Napoli, complimenti a Luminati e tutti i suoi giocatori, e anche lì è uscito una cifra, no? Almeno così è stato riferito. E alla luce del fatto che poi ogni anno si deve mettere mano al roster, un giocatore, uno si fa male, un altro non va bene, avete un tesoretto da parte per ogni evenienza di questo tipo qua? Guarda, il tesoretto è per noi è soprattutto il consorzio, perché quando abbiamo delle necessità facciamo riferimento al consorzio e chiediamo al consorzio delle cifre aggiuntive per poter intervenire su qualche problema specifico che si può creare e nel caso che il bilancio non sia pronto a intervenire. Ma quindi un budget di quest'anno lo vogliamo dare oppure allora, meglio di no? Guardate, è superiore a quello dell'anno scorso o inferiore? Allora è un budget che ci ha consentito, come l'anno scorso, di fare la squadra che speriamo la migliore possibile.
È un budget che comunque è crescita rispetto agli anni passati, okay, non budget. È che comunque è un budget che noi, il nostro obiettivo sempre principale è stato quello di avere una parità fra entrate e uscite, è anche un eccesso questo, lo capisco, che è una grande virtù, però è anche una grande virtù, perché comunque chiunque possa entrare un giorno dopo che noi non ci siamo più, la squadra è la società è pulita, non c'è nessun tipo di problema. Questa è una virtù assoluta, questo, Franco, se pensiamo a quante squadre storiche del basket italiano, piazze importantissime, Livorno, sono Roma, sparite, e non sono perché più tornate, non avevano questo comportamento virtuoso, no? Tutt'oggi succede. Franco, poi ci torneremo su questo argomento, anche perché tanti tifosi si chiedono come mai una piazza appetibile come Pesaro, col palasport più bello d'Italia, tutti ce lo dicono, con una passione, un pubblico, non riesce a fare il salto, non dico per andare di nuovo a giocare per lo scudetto, perché purtroppo ormai la forbice tra Armani Milano, Segafredo Bologna e le altre è diventata enorme, quindi però magari per avere un budget un po' più ambizioso, cosa io si potrebbe fare? Vuoi rispondere adesso o ci vuoi pensare una mezz'oretta? Ma mandi alla pubblicità magari. Io ho sempre detto che nessuno è obbligato a mantenere il consorzio al 100% proprietario della squadra, per cui noi lavoriamo, io anche lavoro per trovare soluzioni interessanti, più avanzate, certo, con quote che possono essere date a qualche emiro arabo, magari imprenditore che possa entrare, che sì, possa far fare questo salto. Questo l'hai detto, cioè, dal primo giorno in cui sei stato presentato. Sì, io trovo che la soluzione consorzio più queste altre soluzioni che andiamo cercando, noi cerchiamo di aumentare il consorzio perché questa è comunque una ricchezza, però cerchiamo anche altre soluzioni. Va bene, dobbiamo allora, visto trovare, che ci vedono in tutta la regione, lanciamo l'appello a qualche imprenditore che vuole diventare in parte proprietario della VL, può contattare Franco Arceci, va bene? Benissimo, benissimo. Dai, ci scherziamo anche un po', ci dobbiamo, sì, divertire, certo, no? Certo. Allora, adesso però vogliamo anche parlare di basket giocato, anche se il basket giocato si può giocare solo se il consorzio te lo permette, quindi è sempre molto importante questo discorso che abbiamo fatto finora con Arceci. Io vorrei però tornare un attimo alla partita d'esordio a Brescia e prego Andrea di preparare il video dell'ultimo minuto di gara o perlomeno del finale. Qui, come vedete, sono i tiri liberi di Bilan che ci ha graziato per ben due volte. Qui ancora la Germania in vantaggio, sbaglia, c'è il rimbalzo di Ford. Andiamo a vedere che cosa succede. Qui abbiamo la possibilità con un tiro di Ford dall'angolo di andare in vantaggio, ma purtroppo lo sbaglia e quindi questa poteva essere a 44 secondi dalla fine la tripla davvero della staffa. Kriston è in palleggio, qui siamo a 38 secondi dalla fine, sta per succedere di nuovo un'azione che ci porterà con Mazzola a stoppare, quindi a riavere la palla per andare in vantaggio e ce la faremo perché Ford adesso, dopo aver quasi perso la maniglia, riesce ad andare dentro a prendere questo fallo. Va in lunetta, non so se magari l'avevate già rivista, però da sempre visto comunque. E li mette tutti e due con il secondo molto fortunoso. Guarda, io fermerei, fermerei la partita qui, ecco, se si può fermare. Adesso entra e la mette, sì, come il vassoio con del cameriere. Quello è brutto, dice, brutto. Vediamo come reagiamo noi con Banford. Non è stato male questo tiro di Banford, guardate, in isolamento, riesce a procurarsi il suo tiro, va in arresto tiro, salta e la palla prende il ferro. Arriva un po' corta, poi qui c'è il fallo per cercare di fermare, ma a quel punto ormai a un secondo dalla fine Kobe smette il primo e sbaglierà il secondo proprio per far scorrere il tempo. Beffa, un po' una beffa sinceramente, perché abbiamo avuto due possibilità, no? Anzi tre direi. Prima la tripla di Ford sbagliata dall'angolo poteva portarci in vantaggio, poi il tiro di Kriston che davvero non ha trovato opposizione, si è visto benissimo che Tambone si è stampato nel blocco di Bilan e dopo sotto canestro però non c'era nessuno. Sai qual è stato Betta? Che 30 secondi prima esce per 5 falli Mazzola. Totè, scusami, certo, che sarebbe stato l'aiuto, certo, in quel caso là, quindi molto probabilmente la palla sarebbe finita in tribuna, quella di Kriston, però sull'aiuto ci sarebbe stato, invece dietro non è rimasto nessuno, esatto, dove solitamente è stato te che sta giocando un inizio di stagione precampionato, fine stagione dell'anno scorso, precampionato e inizio stagione di altissimo livello. Io è da qualche mese che sostengo che lui è il vero centro della nazionale italiana. Su questo ci andiamo dopo. La domanda che ti sto anticipando, fare... Betta, no, ma va benissimo. Scusami. Però
in questo minuto di gara finale avresti agito diversamente? Per esempio, avresti fatto tirare qualcun altro al posto di Bamford, visto che Blouet aveva una percentuale altissima al tiro, oppure ha scelto giustamente di andare dal suo leader? Io sarei andato o da Ford o da Blouet, cercare una penetrazione, cercare anche un fallo, perché se tu noti, Magro aveva preparato la difesa su Bamford, perché evidentemente diceva questa la tira Bamford, perché è l'uomo, il leader emotivo di questa squadra, il go to guy, tant'è che su di lui vanno a difendere due lunghi, prima uno, ecco qui c'è un lungo, sì, e adesso raddoppia, e adesso raddoppia l'altro infatti lungo. Infatti vedi, il tiro arriva corto perché Gabriel deve alzare la parabola tantissimo, certo, hai capito? Certo. Per cui è stato costretto un po' a questo. Io sarei andato forse più su Ford e Blouet, ma con i se e con i ma non si combina niente, ovviamente. Ma anche perché ci sono se lì faceva canestro, eroe. Ci sono delle gerarchie dentro una squadra. Io penso che Bamford, dopo aver lavorato sodo per riuscire a rientrare per la prima di campionato, ha fatto anche dei minuti importanti dove a un certo punto ci ha portato lui in vantaggio, ci ha riportato dentro la partita, si sentiva di prendere quel tiro, la squadra gliel'ha concesso perché c'è stato anche un time out e quindi giustamente per me l'errore più grave è stata più la difesa di aver perso Kriston così, perché puoi subire un canestro ma magari non così, senza opposizione, quello è stato proprio... È un canestro che puoi concedere al primo minuto della partita, non a 10 secondi dalla fine, assolutamente è stato un problema piuttosto importante dal punto di vista tecnico, e non c'è stato l'aiuto che ovviamente ha permesso a Kriston di segnare il canestro del vassoio, del cameriere, insomma veramente tutto troppo troppo facile. Peccato, perché resta un amaro in bocca clamoroso per questa partita, perché tutti i pronostici davano nettamente, anche i centri di scommesse davano nettamente vittoriosa Brescia con proprio vantaggi importanti. Quindi tu avevi anche scommesso e hai perso, no? No, non avevo scommesso, non avevo scommesso, e per cui avevo... no, però sinceramente non pensavo che la VL fosse in partita fino a pochi secondi. Fino all'ultima difesa e all'ultimo tiro. Sì, sì, dobbiamo dire però che è stata una prima giornata molto equilibrata, perché altre squadre hanno messo in difficoltà le big. Per esempio Treviso ha condotto a lungo sul campo di Milano, inaspettatamente. La Virtus ha sofferto le pene dell'inferno per vincere a scafati. E poi c'è stato il colpaccio di Napoli a Sassari, quindi insomma, devo dire la verità, l'equilibrio già nella prima giornata regna sovrano, quindi molte squadre hanno fatto vedere che possono dar fastidio alle squadre più attrezzate, e questo succede però chiaramente quasi sempre all'inizio dell'anno. All'inizio dell'anno, anche perché le grandi squadre arrivano un po' spompate in una stagione lunghissima con 70-80 partite, quello che giocano le coppe, e quindi partono un po' col freno mano tirato. Certo. E io preferisco, da squadra non di primissimo rango, incontrare subito quelle forti, perché le puoi sorprendere, perché se le incontri fra 10 partite rischi che siano già rodate, che quindi ti mettano veramente in grande difficoltà. Quindi Venezia va bene incontrarla domenica. Venezia, tra l'altro, anche l'anno scorso, due anni fa, la incontrammo nella prima casalinga, ti ricordi quella di Moretti, fallo antisportivo, eccetera, e la vincemmo. Qui si possono fare gli scongiuri, però io penso che anche domenica contro Venezia venderemo carissima la pelle, sinceramente. Allora, adesso andiamo, poi andremo anche da Giovanni. Nel frattempo tu, Giovanni, raccogli le domande che arrivano da casa, i commenti, eccetera. Torniamo un attimo da Franco e apriamo un altro capitolo che ti riguarda. Io non posso chiederti le cose troppo tecniche, no? Giustamente, e poi tu sei qua proprio per illuminarci su alcuni aspetti che riguardano la vita di tutta la società. E una parte della società adesso è concentrata su Casa VL, dove tra l'altro domattina saremo con la conferenza stampa del coach, che si fa la conferenza di presentazione, si fa nella piscina di Via Togliatti, perché è comunque un luogo che deve cominciare a diventare una sinergia con la società. Allora, sono partiti i lavori a Villa San Martino della palestra che viene costruita come centro federale. Poi c'è un'altra parte che è all'interno della piscina, con un piano superiore e inferiore che deve avere altre infrastrutture. Quindi a che punto sta la situazione? Ma sei già informatissimo. No, io allora, ho detto solo cosa c'è da fare, adesso tu mi devi dire perché. Allora, è vero, allora Casa VL è una società apposita per la gestione di questa operazione. Il presidente, fra l'altro, è Luciano Amadori. Allora, sono già iniziati i lavori, sì, è vero, nella nuova palestra, che è circa 1000 metri, e sopra ha due piani di 170 metri circa ognuno, per tutti i servizi, sale riunioni e tutto quello che serve, sia dove per la palestra. Dove si sposterà la sede della VL? Dove dovrebbe spostarsi anche la sede della VL. No. Quello è il centro federale del basket, dove la federazione potrà utilizzarlo per anche partite di allenamento della
della nazionale nel caso dovesse venire a Pesaro a giocare. Ecco, certo. Scusami, apro una parentesi per far capire al grande pubblico, diventerà un po' la Coverciano del basket? Sì, diciamo così, è ovviamente piccola, molto più piccola. Ci sono 4 milioni a disposizione per fare quella struttura, però viene fatta, è una struttura di grande qualità per i metri quadri e per i finanziamenti che sono a disposizione. Quella è una parte. Poi c'è la ex struttura del Pentathlon, sì, che adesso è di proprietà del comune, ha un piano terra dove c'è la piscina, questo è operativo da almeno 3 o 4 anni. Mentre al piano superiore, dove dovrebbero venire alcune palestre, dovrebbero venire fisioterapia, tutta una serie di queste cose, lì è tutto al grezzo, per cui bisogna completare la struttura. Anche un bar, al momento, so che ci sarà. Anche? Un bar per i tifosi. Il bar però sarà al piano terra, esatto, non al piano superiore. Sì, sì. Ma si può fare anche un ristorante, uh-huh, tutto quello che uh-huh si può fare. Si può fare anche un piccolo museo, un museo del basket. C'è possibilità, uh-huh, perché i metri quadri a disposizione sono tanti. Lì ancora il finanziamento, il cronoprogramma, le modalità per intervenire non sono state stabilite, non sono ancora chiare. Dovevano essere del comune, giusto? Dovevano essere del comune in quanto la proprietà è del comune, uh-huh, e ora occorre capire come trovare le soluzioni, perché poi i 4 milioni sono serviti per fare la nuova struttura. Ma poi che io sappia non sono utilizzabili per quest'altra parte, perché sono della federazione e quindi... No, non è quello, sono è per che il centro federale. Una gara d'appalto viene fatta ed è specifica per una cosa, non si possono prendere, esatto, e portarli per un'altra cosa anche se è basket. Sì. Questo non si, non può, si fare. Può fare. Okay. E quindi bisogna trovare quanto? 2 milioni/2,2 milioni per fare il completamento complessivo. Vabbè, anche perché lasciarlo incompleto sarebbe un peccato, no? Sono d'accordo. Cioè, siccome già la piscina era un'incompiuta e il sindaco aveva speso parole, no, perché non rimanesse così, adesso allora maggior ragione. La piscina si è riusciti a farla partire ed, certo, è anche ben gestita da... Si chiama Nuova Sportiva di Ferrara, che gestisce credo 14 piscine fra Romagna e Marche, uh-huh, quindi non ha nessun tipo di problema. Il resto è da capire come fare. Anche perché, non so Michele, se tu sei mai stato a Sassari, c'è una clubhouse fantastica davanti al palazzetto, cioè il Palasera di Migni dall'altra parte della strada ha la clubhouse dove è possibile acquistare il merchandising della squadra, quindi la felpa, la divisa, c'è una TV, si può guardare la partita, per cui spesso i tifosi quando per esempio la Dinamo gioca in trasferta si radunano alla clubhouse, guardano insieme la partita, bevono qualcosa, comprano un cappellino, cioè, e questa che sarebbe una situazione bellissima per Pesaro, credo. Si può fare anche lì, perché gli spazi al piano terra ce ne sono moltissimi. E quindi forza comune, forza Arceci. Senti, è possibile, forza casa VL. È possibile per questo budget che manca rivolgersi al credito sportivo, al PNRR, qualcosa del genere? Sì, è possibile. Ci avrete già pensato. È possibile, ma è un credito che poi va restituito. Mm. Mentre per la palestra che si è costruita come centro federale del basket, quelli sono finanziamenti a fondo perduto, quindi siano sempre di qua invece è un credito che tu devi restituire, certo, e quando devi restituire un credito devi sempre fare un rapporto tra entrate e uscite e questo complica di molto poi le situazioni. Certo. Però la cosa bella sarà che finalmente quello che vi aveva chiesto Repes è che pare sia stato uno dei motivi di Verbio, insomma, di non avere una casa propria, questa ce l'avrete perché i lavori la in realtà sono arrivate le ruspe già, sì, mi hanno, sì, detto. Sono già arrivate le ruspe, fra l'altro i lavori devono essere terminati entro primavera del 2025, esatto, quindi non durano neanche molto. Non durano. Quindi dalla primavera del 2025 la VL potrà allenarsi sempre in una palestra senza dover andare in giro per Pesaro, come è capitato quando la Vitrifrigo Arena è occupata. L'anno scorso ci si è allenati addirittura anche alla Celletta, che per carità è una bella palestrina, però insomma non è una palestra per una squadra di Serie A.
la Palestra Nord, poi ogni tanto invece la Campanara, cioè una squadra un po' nomade, come l'ha chiamata Repes, utilizzando, no? Un aggettivo che a volte viene usato proprio per gli slavi, e quindi si autoprendeva in giro, dice siamo dei nomadi, si era lamentato molto di questa cosa, quindi piano piano questa soluzione almeno l'avrete, per il resto speriamo bene, giusto? Giusto. Va bene, non ti incalziamo. Allora, Giovanni. Sì, eccoci. Allora, intanto salutiamo Max da Pesaro, un grandissimo in bocca al lupo a Bettaferri per questa nuovissima avventura e bellissima. Un abbraccio al presidente Franco Arceci, al grande Zava, domenica tutti al Palace, fino alla fine, forza VL. E iniziamo subito con una domanda che ci arriva direttamente da Osimo, Francesco Vallesi. Buonasera a tutti. In questi ultimi anni ho notato un uso un po' smodato e qualche volta improprio del termine inglese durante qualche telecronaca. È vero che secondo te, Zava, Michele Zavagnini, chiedo a te, forse questi pick and roll, close out, cosa ne pensi della tua grande esperienza che hai comunque con ex Eleven, ora da Zone? Secondo te se è così come ne penso io? Beh, abbastanza inevitabile, però Francesco ti saluto anch'io, sei veramente un grande amico. È abbastanza inevitabile perché è uno sport che è nato a Springfield, quindi deve avere per forza la terminologia americana. Ci sono dei termini come pick and roll che sono abbastanza difficili da tradurre, però adesso va di modissima il close out, che sarebbe la difesa su veloce su un uomo che ha troppi metri di vantaggio per il tiro. Stanno usando moltissimo anche hand off, che sarebbe anche quella sarebbe facilissima da tradurre perché sarebbe la palla consegnata. Esatto. Però hand off fa fighissimo, sì. E fa molto americano. Io però sono contenta quando si usa l'italiano, se c'è una possibile traduzione. Per il pick and roll magari non c'è. Cioè, pick and roll è difficile, difficile. Però a volte quando si possono usare dei termini italiani, anche per le persone che magari l'inglese non lo sanno o magari hanno un'età avanzata e quindi non l'hanno studiato, dai. Cioè, questo è vero, ma fino a un certo punto, perché l'autobus, io dico la corriera e lei dice come la corriera? E dico ma qual è la traduzione italiana di autobus? Che cosa è? Io non credo che ce ne sia un'altra migliore di corriera. Però che cosa fa anziano corriera, ma dall'idea del torpedone. E allora con usare, le valigie sopra. Allora quindi Michele è stato un assist per te, per dirti dai ogni tanto. Ecco, hai detto assist. Un passaggio come vincente la mettiamo? Per te. Come mettiamo? Jump shot, come la mettiamo? Tiro in sospensione, si potrebbe dire anche tiro in sospensione. Comunque ci fa piacere che ci seguono anche da Osimo, davvero. Giovanni, abbiamo altri? Sì, continuiamo con Lorenzo. Buonasera Lorenzo, intanto è ben ritrovato che ci scrive su WhatsApp. Salutiamo anche Giovanni e Fernanda che ci stanno seguendo. Ciao Franco, sono Lorenzo, buonasera Presidente. Volevo esprimere un pensiero molto utile per la nostra amata VL. E bisogna coinvolgere, secondo me, non so se è stato già fatto, anche l'entroterra dall'Alto Metauro al Montefeltro. Paesi come Urbania, Fossombrone, Caglia, Qualagna, tantissime aziende, tantissimi paesi veramente con un forte pubblico che segue la VL. Bisogna coltivare la rappresentanza della nostra gloriosa squadra in queste zone e forse un po' che vengono trascurate. Che dici Franco? Dalla passione che può crescere veramente. Sono d'accordo, ma si sta facendo. Mm-hmm. Ovviamente si può fare di più, si può fare meglio, ma però è un tema che è chiarissimo alla società, lo sta facendo e credo anche con dei risultati, con dei buoni risultati. Ma anche perché però, sono paesi dove ci sono delle squadre, sì, sì, e una certo, passione clamorosa, Fossombrone, certo, Caglia, Qualagna, Urbania, cioè certo, tantissimo, anzi li salutiamo tutti. Quelli che beh, sono ci deve essere stato, nelle notizie di questa settimana, un gemellaggio con Metauro Basket, che è sì, di Calcinelli. Sì, ci stanno lavorando, poi anche le società sono presenti durante le partite, quella parte di palasport che non si può usare perché è di fianco agli ospiti e quindi non si possono fare abbonamenti, viene spesso utilizzata per tutte queste società, non solo pesarini ma anche dell'entroterra. Però è giusto, grazie della considerazione, perché probabilmente si può fare di più. Abbiamo altri? Sì, allora ci seguono anche da Isola del Piano. Benissimo. Mauro ci chiede, Presidente, è più impegnativo e importante fare il Presidente del Consorzio Pesaro Basket oppure fare il capo di gabinetto del Sindaco Matteo Ricci? Sono interessati anche di queste informazioni.
Allora, io non sono più capo di gabinetto da circa 17-18 mesi, anche se gratuitamente continuo ad andare in comune fino a giugno del prossimo anno a svolgere una parte di funzioni che anche prima svolgevo. Il ruolo di capo di gabinetto è pesantissimo, complicatissimo, però con l'esperienza e con un sindaco sveglio si riesce, insomma, a fare anche con buoni risultati. Il ruolo di presidente del Consorzio Pedro Basket non pensiate che sia una cosa semplice, anche questo richiede passione, impegno, anche buonsenso, collaborazione di tutti. Io trovo che una società funziona bene quando, in questo caso nostro specifico, fra consorzio, società, dirigenti, tifosi, istituzioni, si crea un clima collaborativo e positivo. Quando è così le cose funzionano. Io credo che anche l'aumento dei consorziati, l'aumento derivi dai risultati sportivi, di sicuro, certo, ma derivi anche da queste condizioni di clima positivo che c'è che intorno alla società tutti a stare vicino, e sul quale bisogna lavorare, comunque certo, bisogna lavorare. Senti Franco, il prossimo anno Pesaro sarà onorata di essere la città italiana della cultura 2024, secondo me lo sport e cultura, la VL viene coinvolta mai in questo progetto, in questa annata straordinaria? È già stata coinvolta con la maglia. Con la maglia e con la sciarpa, esatto, è già stata coinvolta con una grande mostra che si è fatta in pescheria, sì, per primo, la prima mostra che si è fatta in pescheria dopo la ristrutturazione è stata questa, la mostra di Superbass, ci sarà una mostra di dipinti, quindi una mostra d'arte di fianco al teatro, di fianco a Casa Rossini in via Rossini, quindi per dirti come il coinvolgimento già adesso è abbastanza consistente. Bimini, anche il vice sindaco, ha anche annunciato che la vetrinetta di via Rossini sarà tra poco di nuovo dedicata alla VL con la nuova divisa, l'esposizione della divisa, le immagini che scorrono. L'anno scorso, per dire, Delfino, mi ricordo, che comunque ha giocato anche in NBA, si era fatto un selfie davanti alla vetrina, quindi sono cose che fanno piacere ai giocatori, che coinvolgono le persone che magari passeggiano lungo il centro storico. Perché fra l'altro è giusto questo che dici, che è cultura, e io dico sempre che Pesaro è una delle capitali del basket, perché lo sappiamo tutti, messa insieme con Pesaro capitale della cultura 2024 è un matrimonio perfetto, quindi si tratta solo di lavorare per avere idee e proposte, però l'idea funziona. Ok, allora Giovanni, tornerò da te più tardi, intanto tu seleziona pure altre domande, adesso però vogliamo andare a fare una cosa che ci piace molto, che è il gioco dei pronostici. Sì. Allora, prego la regia di mandare in onda il ranking che abbiamo selezionato, questo è quello apparso sul Resto del Carlino, che diciamo io con alcuni colleghi abbiamo discusso fino a decidere di mettere in questa posizione le 16 squadre di Serie A, con una griglia di partenza con le macchine, che secondo me c'entra poco, ma siccome era bellina, le macchinette, dice, allora ci siamo divertiti a fare questo. Mi sembra che hai esagerato un pelo con Sassari, occhio. Allora, e infatti, siccome questa griglia di partenza è stata fatta nell'inserto che è uscito il 28 di settembre, non era ancora stata giocata la prima giornata, e Sassari non aveva ancora perso clamorosamente in casa con Napoli, quindi Venezia invece aveva perso Caboclo, che gli aveva, diciamo, non ha rispettato il contratto, quindi sembrava in difficoltà, e insomma è stato fatto un po' così. E non abbiamo voluto essere partigiani mettendo la VL nei playoff, anche se avremmo voluto, e abbiamo cercato comunque ragionevolmente di metterla in una posizione che non sia troppo lontana dai playoff, ma nemmeno insomma proprio in coda, e quindi secondo noi un undicesimo posto. Poi speriamo naturalmente di poter fare. Io sono stato più ottimista, dopo io vediamo, l'ho messa all'ottavo dopo posto. Vediamo la tua. Ce n'è un'altra. Hai messo le macchinine anche da me? Cos'hai messo? Le moto? La tua no, non ce l'abbiamo, ma ce la dirai. E adesso guardiamo l'altra invece, che viene da Mondo a Spicchi. Qui Pesaro è stata messa addirittura quattordicesima. E vedi che le posizioni sono leggermente diverse, ad esempio qui Varese è nei playoff, cosa che secondo me ho qualche dubbio dopo la partita di ieri sera, Brindisi è undicesima, ma ieri sera abbiamo vista nei due posticipi in grande difficoltà,
tutti vedono retrocesse le due neopromosse, quindi Cremona e Pistoia, e qua Venezia addirittura terza. Vedremo che cosa succederà, ci ricorderemo insomma di questi pronostici. Adesso vorremmo, Michele, siccome tu so che ce l'hai sì. qua, se vuoi ci puoi dire il tuo e poi alla fine dell'anno magari ci divertiremo a vedere chi ha indovinato, non dico tutte 16 perché scommettiamo sei bisogno, una pizza e una birra, ma, vabbè, ma almeno la posizione della VL. Io l'ho messa all'ottavo posto, okay. Anche io do vincente Milano perché è una squadra veramente mm-hmm. illegale, c'ha 18 giocatori sotto contratto, ha aggiunto personcine tipo Mirotic che gioca per 2,6 milioni, cioè voi 2,6 milioni netti prende lui, quindi costa quasi 5 milioni, fareste insomma un'annata e mezzo. Petres, Caruso, Flaccadori, Bortolami. Però non cioè, gioca il budget, quando ci sono le partite non è il budget che non gioca. Non a caso li abbiamo battuti nei playoff, ecco, è una soddisfazione non da poco. 4 milioni che battono 35 milioni è una soddisfazione grossa. Secondo posto Bologna, poi terzo Venezia, quarto Brescia, quinto Tortona. Aspetta, che non l'ho vista quarta benissimo. Brescia comunque l'avevi deciso prima o dopo la partita con noi? Prima. Prima, però ci sta, secondo me Brescia è una squadra fisica, messa uh-huh. bene, insomma Brescia a me piace, poi con l'arrivo di Bilan e Christian cresce molto. Quinto posto Tortona, sesta Reggio. Di cui tutti parlano molto bene. Tutti molto bene, Reggio con c'ha Galloway Harvey, Galloway fa canestro. Con il nuovo allenatore greco. Priftis. Esatto, e Coldebella, il nostro amico Coldebella sì. general manager. Poi Varese settima. Che ha preso questo gigante Kollstein, poi c'è il nostro Moretti che ieri praticamente alla fine ha vinto la partita questa da sola. All'ottavo posto la VL, una certa VL Pesaro. Con amore però questa l'hai messa con lì. Amore. Conosco come ha fatto Ottavi. Cioè. Va bene. Al nono Sassari. Nono Sassari, decimo Treviso. Che ha preso D'Angelo Harrison, Bowman, Booker, una bella squadra. Undicesima Brindisi. Dopo la partita di ieri l'avrei Hai messa un po' in giù. Dodicesima Napoli, tredicesimo Trento. Scusa, ti fermo. Sì. Napoli non è un po' indietro per la potenzialità che ha dimostrato, secondo te? Sì, però è una squadra, sai cosa, molto leggera. Secondo me sono allenati proprio per arrivare sprintosi alle prime partite, poi dopo rischi che ti si fermano le gambe a novembre. A me, sinceramente, vediamo. Non ha fatto una grandissima. A me mi incuriosisce molto invece l'allenatore. Sì, sì, sì puoi essere, vediamo. Quattordicesimo Cremona, sono mi sa l'unico che la salva. Poi agli ultimi due posti Scafati e Pistoia. Okay. Anche se Pistoia ieri ha fatto una bella impressione. Però sai, le prime partite dicono poco. Tra l'altro bisogna fare una premessa, le previsioni queste qua sì, sono Dan Peterson le sbaglia tutti gli anni e poi tutti quelli che ci hanno dato per retrocesso in questi 10 anni non ci hanno mai preso, quindi voglio dire che Peterson anche quest'anno ci dia retrocessi perché ci siamo sempre salvati, cioè se quest'anno ci salva sono abbastanza preoccupato. Invito dire. Allora tutti quelli che sono all'ascolto, che ci stanno guardando, a esprimere se volete sul numero di WhatsApp, poi dopo Giovanni magari ci dirà le vostre previsioni, diciamo non tutte 16, dateci però la posizione in cui vedete la VL alla fine della stagione regolare. E questo è un po' il giochino che abbiamo fatto dei pronostici, che comunque dai, è sempre divertente. Adesso andiamo a toccare un argomento un po' scottante, argomento Gavin Schilling. Non possiamo esimerci dal parlare di questo ragazzo che a me dispiace tantissimo, perché quando un giocatore si trova in difficoltà, e non possiamo negare che lo sia, o per motivi fisici o perché psicologicamente adesso è andato in crisi, non sta rendendo, non abbiamo capito bene che tipo di giocatore è, sicuramente lo staff si è puntato su di lui, un motivo ci sarà, però in precampionato lo abbiamo visto poco, poi ha avuto questo problema muscolare al polpaccio, è rientrato nel Memorial Ford non convincendo, a Brescia praticamente ha giocato Totè titolare e lui ha fatto poche cose e qualche errore, diciamo. Elisabetta, io non escluderei il fatto che la scelta tecnica dello staff tecnico e anche della dirigenza sia Totè titolare e Schilling riserva. Sì, o comunque però, che parte dalla panchina, oppure che parte Schilling e dopo 3 minuti, come è successo sempre, arriva Totè, non sarebbe una follia. Ma nessuno discute il fatto di poter avere un pivot italiano più forte dello straniero, però lo straniero deve essere almeno affidabile e finora ancora non lo è stato. Secondo me, adesso c'ha la scusante di questo problema al polpaccio, diamogli tutte le scusanti possibili, secondo me sta mostrando dei limiti tecnici abbastanza importanti, cioè un pivot che a un metro dal canestro non usa il perno ma fa il saltino, oltre che rischi passi, ma è brutto anche da vedere,
domenica scorsa le prime due azioni ho preso due stoppate, voglio dire, capito? Dopo ti leggono le carte facilmente. Anche il passaggio sbagliato di apertura ha fatto un bellissimo tappin, però a Brescia in un momento chiave della partita, vuol dire che sei un po' agitato, perché quel passaggio lì lo sbagli se sei in ansia. Certo. Sei tranquillo, non puoi fare un passaggio. Diamogli tempo, Elisabetta, l'unica cosa che può fare la Volevo Buella è dargli tempo. Due cose che sono state dette da persone della squadra, quindi insomma che lo conoscono bene. Questo è quello che mi ha detto Buscaglia, in un'intervista che mi ha rilasciato però prima dell'inizio del campionato, e, diciamo attorno alla presentazione a Villa Matarazzo, quindi mi disse così: non è ancora giudicabile perché ha avuto dei problemi fisici, lo abbiamo preso perché si completa bene sia con Totè che con Mazzola. Gavin ha il dinamismo di cui necessita questa squadra per giocare in maniera leggermente diversa dagli altri che hanno delle strutture di un altro livello. Questo è interessante, cioè vuol dire allora un pivot alto, grosso, tecnico e atletico non ce lo possiamo permettere, quindi dobbiamo andare a cercare un'altra cosa, se non puoi stare a quel livello devi cercare un'altra cosa e cerchi un pivot dinamico. Il problema è finora però non ha dimostrato questo. Elisabetta, può essere una scelta tecnica. Io a Carpegna, quando siamo andati su a vedere un allenamento, chiesi a Buscaglia, dico guarda, vedo Schilling un po' piccolino, spalle strette, fianchi stretti, dico come pivot ti fidi di lui? E lui mi ha detto guarda che io a Trento, ovunque sono stato, non ho mai avuto il pivotone. A Trento fece due finali usando come pivot Mascolo e Sutton. Voglio dire che sono... Sì. Cioè, voglio dire, Schilling non è che è molto da invidiare da Mascolo, voglio dire, questo è il senso. Perché lui predilige un gioco tutta difesa, velocità, andare in contropiede. Infatti le cose migliori Schilling le fa in velocità. A volte va anche a chiudere in contropiede. Io voglio anche ricordare un altro paragone. Per esempio si è parlato dell'altezza, no? È basso, ma a Nosiche, vi ricordate? A due metri. Però aveva delle braccia lunghissime e poi soprattutto aveva il senso del rimbalzo. Ora bisogna vedere se questo ragazzo ce l'ha o qualcosa deve avere. Cioè non è possibile che uno staff così preparato, dove dentro c'è, oltre a Buscaglia, anche un Giacomo Baglioni, voglio dire che sappiamo grande bene acquisto, che a livello di scouting è bravo, eccetera. Cioppi stesso, ma anche Magnifico e Costa che hanno giocato, Costa ha giocato pivot, cioè qualcosa avranno visto in questo ragazzo, non è possibile che l'hanno preso solo perché costava poco, vero Franco? Cioè non è stata una scelta al risparmio. È indubitabile che Schilling deve dare di più, questo non c'è alcun dubbio perché lo vediamo tutti e tutti sappiamo che una delle ragioni per cui non dà quello che tutti ci aspettiamo, e il polpaccio e anche credo dolori alla schiena. Forse, secondo me, io ho visto la partita a Brescia, non lo vedo neanche molto in sintonia con la squadra, mi pare che ancora non riesca ad andare, non è andato ancora in sintonia. Allora, però, dalle informazioni che ho, non di adesso, ma di prima, Buscaglia sapeva esattamente chi prendeva, quindi... Certo. Buscaglia ha chiesto Schilling, naturalmente tenendo conto del budget a disposizione, non è che l'ha scelto perché era il migliore, tenendo conto di questo e pensando che fosse, come dicevi tu, un pivot giusto per il tipo di gioco che lui intendeva fare. Quindi a questo punto è giusto aspettare ancora qualche partita per capire. Ma la società è disponibile eventualmente, adesso non vogliamo parlare. Era il tesoretto che dicevo prima, hai capito? L'avete questo sempre fatto, le correzioni in corsa? Non sì. se ne è parlato. Beh, perché è la prima partita, quindi una pazzia, bisognerà avere un pochino di pazienza e capire poi calma e gesso, si dice. Quali sono le scelte giuste però da fare. Però è anche vero che Totè ha colto il momento favorevolissimo per lui. Guardate che bella lui, foto che abbiamo proiettato dando da Leone. Grandissimi risultati. Ecco, proprio Totè, e anche lui, invece in un'intervista che è uscita oggi, che mi ha rilasciato ieri, lui mi ha detto: mi fa piacere che coach e società abbiano fiducia in me, ma spero che il mio compagno di reparto si riprenda anche fisicamente perché c'è bisogno anche di lui. Bello. Gavin deve rientrare in sintonia con la squadra. E mi ha colpito perché ha usato la stessa parola tua, non so se tu avevi letto l'intervista. Ma se no, non l'avevi Betta, leggo tutto e quindi può darsi anche che mi sia rimasto questo nella testa. Ma io l'ho visto giocare a Brescia. E ho visto che non c'era l'intesa, non riusciva a collegarsi bene. Forse non si sente bene fisicamente, non riesce a fare le cose che può fare. Si vede che fatica anche a saltare, se hai un problema al polpaccio.
e peggiora, poi sono dolori per mesi, voglio dire, per cui probabilmente sta tirando il freno al massimo per cercare di non farsi male in modo peggiore. Giovanni, che dicono i tifosi su... Sì, allora no, intanto Max dice che sicuramente saremo pieni a centrare ai playoff, ci vedono al decimo posto, molto bene. Poi ci chiedono una domanda per Michele, ti stimo veramente tanto, ci scrive Lorenzo, sei per tutti noi tifosi un punto di riferimento veramente importante. E mi domando perché ormai nelle dirette TV sei l'unico telecronista dove si sentono le dirette come un vero spettacolo. Te lo domando perché ogni volta che siamo in trasferta qualche telecronista delle squadre avversarie non sono proprio il massimo, quindi certe volte mi viene voglia di spegnere la TV quando siamo in trasferta. Quindi vuol dire veramente devi complimenti viaggiare per tutto quello che fai. Caffè pagato ovviamente a Lorenzo, caffè anche torta, qualcosa del genere, perché tanti complimenti tutti una volta non li ho mai avuti. Grazie mille Lorenzo. Cerco di far capire al massimo quello che succede sul campo senza esagerare. Adesso sentono dei telecronisti che urlano in modo sfacciato dall'inizio alla fine, anche di fronte a canestri del tutto normali. Cerco di fare una via di mezzo. Ovviamente si capisce che sono pesarese perché amo questa squadra e questa società e amo raccontare la VL perché è da 37 anni che lo faccio, per cui no, 35, non volevo fregare. Abbiamo fatto anche 10 anni di radio insieme. Io e anche parecchie radiocroniche insieme. Ci siamo divertiti moltissimo. Ti ricordi quale domanda ti facevo prima di iniziare? Come li vedi negli occhi? Che occhi hanno? Come sono le facce? Come sono le facce o sono gli occhi? E da lì capivamo se la partita poteva andare in un verso o nell'altro, perché ormai i nostri polli li conoscevamo. Tantissime trasferte insieme, è stato molto divertente. La radio, quando non esisteva internet, permetteteci di essere un po' nostalgici, era veramente un mezzo clamoroso perché eravamo gli occhi dei tifosi a casa, che non, no, le partite non si potevano vedere in nessun modo in quel periodo, e la radio raccontava ed era un bel mezzo, dai. E cercavamo anche di far capire da chi è a casa come se fosse una radiovisione, no? Uh-huh. Super alla metà campo, palla sulla destra, in angolo, sulle tacche, per far capire un po' dove era posizionato. Certo. A volte ci sono dei radiocronisti che dicono chi ha il pallone, magari te sei a casissima, ma dov'è, a metà campo, in fondo, e in cima, tira, hai capito? È anche un po' com'è il palazzetto, la descrizione dell'ambiente in cui si gioca, che è particolare, che può influenzare una partita. Bene, adesso, visto che comunque il tempo scorre, dobbiamo cominciare anche a parlare della prossima partita, perché è giusto, no? Basta, mettiamoci Brescia alle spalle e cominciamo a inquadrare Venezia. Quindi Andrea, se vuoi possiamo guardarci gli highlight di Venezia Tortona, è la prima giornata in cui la Reyer ha vinto forse una delle poche partite in cui la Big ha fatto valere la sua potenza, insomma ha vinto largamente, ha vinto senza mai mettere in discussione questa gara. Tortona abbastanza in difficoltà, forse la Supercoppa dove ha preso una batosta abbastanza grossa, non so, non la vedo ancora molto compatta, ma verrà fuori perché sicuramente la squadra l'hanno fatta, però in questa prima giornata a Venezia ha subito parecchio, quindi... Però sei betta, Tortona perdere tutti in una volta, Criston e Macura sono due perdite certo, grosse, certo, cioè certo. Wims, che non mi sembra più il giocatore di 3-4 anni fa che giocava alla Virtus Bologna, non so se riesce a rimpiazzare Macura. Però ha preso Chris Dowin da Sassari, che è un bel giocatore, insomma, anche con tanti punti nelle mani, ma comunque in questo momento sicuramente fa difficoltà. Tra l'altro ha anche dato in prestito Grant Basile a Pistoia, che ha Varnado infortunato e quindi sì, ha preso per un mese Basile, che onestamente forse Ramondino adesso magari ci starà anche ripensando se ha fatto bene o no, perché poteva essergli utile. In questo momento tutti sono utili. La notizia, che sicuramente già chi segue il basket saprà, è che Venezia è senza il suo pivot titolare canadese, che sarebbe Kai Wilcher, che si è infortunato al ginocchio e starà fuori circa 3 settimane. Già ieri sera non era a Londra nella trasferta di Eurocup. Che hanno perso in regalata, quella che non regalata è esattamente la patria del basket, no? No. Quindi perdere in Inghilterra. In quello stesso Palazzo dello Sport la UL giocò un turno di Coppa dei Campioni. Perdendo.
perdendo in quel palazzetto lì dello sport che ha Crystal Palace, e di fianco c'era lo stadio del Crystal Palace. È vero, è vero. E di fianco ancora c'era una piscina. Sì, ci sarebbe un aneddoto bellissimo sulla piscina, però è meglio lasciare stare perché coinvolge un nostro ex collega. E quindi questa Reier senza Wiltshire, onestamente, visto che noi abbiamo problemi proprio sul pivot. Betta, sotto canestro ci sarà un duello in chiave azzurra, perché Totè contro Tessitori. Esatto. Contro Medio Tessitori. Il resto della squadra è molto dotata dietro, perché c'è Spissu, che a me piace tantissimo, poi adesso ha cominciato, dopo i mondiali, ha cominciato una stagione molto bene. È una squadra che ha tutti i giocatori della stessa misura, sono tutti attorno ai 2 metri, sono tutti molto fisicati, mi viene in mente Parks, Brooks, Sims, il playmaker, la guardia è Brown, è una squadra molto fisicata, molto potente. La UL dovrà controbattere questa fisicità e soprattutto dovrà giocare con intelligenza. Speriamo che Bamford sia al 100%, che Ford sia un pelino più preciso, che Blyatt va bene così, perché domenica ha fatto canestro veramente dal parcheggio. Speriamo tante cose, ci sarà un grande pubblico a mio avviso che sosterrà la squadra, facciamo un appello perché veramente servirà tanta gente per spingere questi giocatori. Già ha detto anche Totè, hanno sentito molto calore nell'Alfonso Ford Memorial contro l'Alba Berlino, dove veramente quando c'era stata la rimonta e anche la VL mise il naso avanti, sentiva un clima da playoff veramente bellissimo. E invece era Franco, solo un amichevole. Ed era solo un amichevole, e se ci sarà ancora più gente, che sicuramente ci sarà anche più gente, magari Franco tra poco ci darà i numeri degli abbonamenti, e secondo me il pubblico può trascinare una squadra che ci crede tanto e che non molla mai. Questa, da quello che ho capito, è una squadra che non molla mai come ha fatto a Brescia. Senti Franco, l'anno scorso l'esordio in casa fu proprio contro la Reier e si risolse con una vittoria da brivido firmata dal canestro di Abdul Rahman, che fece innamorare subito i tifosi. Eccola qua, vediamo un po' se ve lo ricordate, caduto per terra e poi l'abbraccio di tutta la squadra, clamoroso, bellissima questa vittoria che subito, ecco, riguardiamo questa azione perché tanto dà gusto sempre rivedere questi canestri. Step back. Ecco, hai usato un'altra parola in inglese. Ah, scusa. Passo indietro. Passettino indietro. Che però è più bello, step back. Step back è bellissimo. Allora, a Franco voglio chiedere questo, che siccome so che lui ama molto la cabala, quindi siccome anche l'anno scorso, la prima in casa, abbiamo giocato con Venezia, la cabala è con noi. La cabala è con noi, però ha perfettamente ragione lui. Anch'io voglio fare un appello ai tifosi. È il debutto casalingo. A Brescia abbiamo dimostrato che potevamo vincere, comunque l'abbiamo giocata pari, l'abbiamo persa l'ultimo minuto. Quindi ci vuole una grande cornice di pubblico. Il pubblico deve essere il sesto uomo. Allora, se tutte queste condizioni ci sono, io credo che la cabala ci può anche dare una mano. Però te ce l'hai una cabala. Di solito non bisognerebbe dirla, ma ormai mi sa che la sanno tutti. È vero che vai dalla Madonnina? Dai, diciamola questa cosa. È una cosa che no. Ma non si può fare, bisogna andare per le robe serie. Dalla Madonnina, quella di Muraglia, guarda, c'è letto. No, è una cosa. In via San Francesco. È una cosa questa che non si può dire. Non si può dire. Allora, Franco ogni tanto va a accendere un cero, va bene, così lo possiamo dire. Va bene, dai, divertente anche questa cosa qui. Giovanni, hai ancora? Ah, scusami. No, scusate, dovrebbe esserci, tra l'altro, se non sbaglio, almeno è stata pubblicizzata oggi, anche una promozione con i biglietti per la gradinata. Adesso lo facciamo dire a Giovanni, se vuoi. Vai Giovanni. Allora, prima diciamo salutiamo il nostro grande ascoltatore direttamente da Carpegna, Filippo Ercolani. Buonasera Filippo e ben ritrovato. Saluta tutto lo staff e graditissimi ospiti. Prima volevo fare una domanda che ci arriva direttamente da Silvia Cesarini. Buonasera a tutti, complimenti per il debutto a Elisabetta Ferri. E Presidente, una piccola domanda riguardo alla Pesaro Capitale 2024. La squadra con i giocatori protagonisti farà delle iniziative che potrà coinvolgere anche il pubblico, oppure sarà una cosa ristretta per la squadra e la società? Le iniziative che devono essere fatte non sono ancora tutte programmate, devono essere messe a punto, quindi può essere uno e può essere l'altro. Sicuramente si troveranno soluzioni anche di interesse per il pubblico, io penso proprio di sì. Quindi non credo che ci sia nessun problema a realizzare questo, però le iniziative devono essere pensate, realizzate, promosse e ancora non, tranne quelle che già sono state fatte,
non mi vengono in mente iniziative già programmate che prevedono il coinvolgimento del pubblico, però è una argomentazione interessante, ne terremo conto. Giovanni, puoi anche dare, se vuoi, qualche dato sulla prevendita, visto che da oggi è partita la prevendita per domenica. Ci arriva intanto un in bocca al lupo alla nuova conduzione del programma, in special modo alla conduttrice Betta Ferri, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Allora sì, la Carpegna Prosciutto ha comunicato oggi che sono acquistabili con 2,20 € di diritto di prevendita Viva Ticket i biglietti per assistere alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Umana Rayer Venezia di domenica 8 ottobre alle 19:30. Vuoi le Pro di Sport online oppure presso la biglietteria Viva Ticket di Vitrifrigo Arena a partire dalle 17:30 di domenica. Ricordiamo la tribuna laterale, tribuna centrale, parterre, poltroncine, curva ospiti e per le scuole e per special school la gradinata. Perché la curva è già esaurita, quindi settore K esaurito, il parterre retrocanestro, parterre A esaurito e adesso sappiamo che Franco ci fa lo scoop, tra virgolette, no lo scherzo, scoop. Però fa piacere avere qualche numero, okay, avere qualche numero della campagna numero, abbonamenti che numero. Ha chiuso oggi. Allora, io ho i numeri di questa mattina però, okay. Questa mattina erano 2.264. Gli abbonamenti realmente acquistati? Acquistati, okay. Quindi l'anno precedente erano 1.700, quindi sono più 560. Yes. Poi a questi si aggiungono gli abbonamenti, parola inglese, che chiamano corporate, okay. E che sono quelli aziendali che vengono comprati a gruppo. Si poteva a gruppo. Dire aziendali. Okay. Aziendali, però non so, sì, non sono solo aziendali. Però, e questi sono 1.168, quindi il totale è 3.420 questa mattina. Quindi avremo circa 3.500 persone già sicure dentro palazzetto e questo è un bellissimo ma numero. Ma dopo il nostro appello saranno molti certo, di poi molti. Andare a fare se biglietti. Consideri che Napoli oggi ha chiuso la campagna abbonamenti con 966 abbonamenti, hanno fatto festa. E facciamo la proporzione tra Pesaro, la popolazione di Napoli e Pesaro. Appunto, fa capire Pesaro se è vero o no che Pesaro è il basket city. Io ragazzi, non scherziamo. Credo che sia un numero non piccolo perché i problemi economici delle famiglie sono molto seri certo, e li vediamo anche dai dati turistici, e cioè le famiglie prima spendono per le cose necessarie e poi per divertirsi, certo. Per il turismo come pure per lo sport eccetera, per cui sono convinto che non tutti possono permettersi in queste situazioni di fare più abbonamenti per no, quindi una più grande persone dimostrazione dell'amore della gente. Io credo che sì, in una situazione così difficile economicamente ci sia stato un numero importante, adeguato. Soprattutto io mi permetto di fare così un appello, non so a chi, perché questo problema ormai è annoso, questa tribuna M vuota, inutilmente vuota, dico, perché è vero che quello lì è settore ospiti, è vero che c'è una legge, adesso non stiamo a ritirare fuori, sì. Per cui un palazzo superiore a 6.000 posti deve avere un settore ospiti dedicato, con ingresso a parte, con i bagni e il bar a parte, eccetera, quindi Pesaro purtroppo cade davanti a questa legge e deve lasciare quel settore lì vuoto, però è un peccato, perché sono circa 800 posti che, se per dire domenica da Venezia non viene nessuno, rimane vuoto quando sono i biglietti più economici eventualmente che si potevano vendere. Invece adesso, se uno non ha fatto l'abbonamento, grave errore secondo me, perché basta fare la divisione dell'abbonamento per le partite per capire quanto si risparmia, se vuoi andare a fare un biglietto è quello che costa di meno in tribuna, insomma non è tanto economico, ed è un peccato appunto che questa tribuna, questa curva, scusate, che sta di fronte al settore K dall'altra parte, quindi anche un canestro vuoto dove quando la squadra attacca da quel lato lì non c'è neanche nessuno, quindi non è proprio piacevole. Io conosco l'argomentazione, che è la seguente: noi non sappiamo quanti tifosi e che tipo di tifosi arriveranno nelle varie partite, poi noi lo sappiamo perché li vediamo, quindi vendere i biglietti per quella parte lì può essere problematico, perché può interferire con i tifosi che sono immediatamente vicini. Poi io giro per i parasport, anch'io ne ho visti più di uno, e queste attenzioni che ha il palasport pesarese non le vedo, esatto, in altri palasport. Noi siamo fin troppo fiscali, quindi, a rispettare le regole. Quindi abbiamo in tutto un palasport enorme, questo, con una razionalità, una precisione veramente millimetrica. Pure troppo.
Allora, devo dare intanto una notizia che è arrivata poco prima che iniziassimo la trasmissione, cioè che la terza giornata di campionato ha avuto un cambiamento di orario anche per la VL, quindi a Brindisi si giocherà di sabato sera anziché di domenica, e quindi si giocherà sabato 14 ottobre alle 20:15 con diretta su DAZN. La partita è stata anticipata per gli impegni di Coppa della Epic Casa, che giocherà la FIBA Europe Cup dopo che non ha passato i preliminari di Champions League, quindi tenetevi liberi sabato sera per guardare la VL. Giovanni, abbiamo altre... Sì, allora l'ultimo intervento e poi diamo la risposta del contest. Buonasera a tutti, sono di Brescia, ho visto la squadra la settimana scorsa, una partita, la mia partita di basket più lunga vista per la prima volta, sono 5 giorni che sto leggendo in continuazione dal mattino alla sera la storia della VL, complimenti per la società. Tutte queste interviste di cui parlano, dove le posso leggere? Sicuramente qui il giovedì sera su Rossini TV insieme a Canestro, e poi lascio a te la parola. Beh, salutiamo davvero, ci fa piacere che anche un tifoso di Brescia sia questo, dimostra la sportività, perché questa è la cosa bella, no? Poi alla fine di... toccherà mandargli su una sciarpa. se vuole cambiare squadra, noi se vuole venire a Pesaro, visto che gli è piaciuto tanto. Allora, sono le 22:18, quindi siamo quasi in chiusura. A me dispiace perché io mi stavo divertendo, non so voi, e magari i tifosi avevano ancora tante cose da chiedere, ma siamo solo la prima puntata, ne avremo tantissime, potremo trattare tanti quanto argomenti. Quanto passa bene il tempo quando ci si diverte. È vero? Sì. Quindi grazie davvero sia a Franco Arceci, che non ha lesinato notizie questa sera, quindi lo ringraziamo per essersi preparato, informato su quello tante cose. Quello che potevo dare. Però ha detto diverse cose interessanti, credo ai tifosi, non è stata una presenza istituzionale, burocratica, ma è stata partecipata e quindi ci farai il pezzo sul Carlino. Piacere. Beh, alcune cosette che ha detto, onestamente, le potrei anche riprendere. E soprattutto anche grazie a Michele, grazie che mi ha aiutato per dal punto di vista tecnico tantissimo, perché commentare insomma tutta la parte che riguarda il basket giocato è sempre un piacere farlo. È stato un piacere essere qua, Betta. Con Zava, che ne sa, come si dice. E c'ha anche un tiretto che molti che non lo sanno. Lo so. Ma Zava so. Da fermo, solo cotone, so. Anche tu. Sì, bravo, vero, solo cotone. Mi frega un po' il fisico, ma d'altra parte ci lavorerò. Beh, ma la mano rimane sempre. La mano sì. Allora, vogliamo dare la soluzione del contest lanciato all'inizio e chi ha vinto? Sì, allora, il contest l'ha vinto Luca, stagione 1993-94, si giocò a Venezia e la partita terminò 93-92 per la Reier. Ci ha appena risposto che vuol scambiare molto volentieri la sciarpa, quindi si può mettere in contatto. Dico anche una curiosità, Myers in quella partita, perché è davvero stata una cosa clamorosa, segnò ben 51 punti, tirò con 8 su 13 da 2, 8 su 14 da 3, 11 su 12 ai tiri liberi. Una partita clamorosa, Michele. Era spiritato. Ricordiamo che Carlton Myers detiene ancora il record assoluto di punti assegnati in una partita, no? A Rimini 81 punti, era la 2, però 81 punti è una locata lunga. Veramente. È stata una partita veramente incredibile. 87 ti correggo. 87? 87. Sto invecchiando. Sì. E poi tra l'altro c'era stata un'altra partita dove, sempre con Venezia, ci furono 57 punti di Drazen Dalipagic. Nell'anno dello scudetto, 87-88, perdemmo a Venezia 101-94 e Dalipagic segnò 57 punti. Quindi con Venezia succedono sempre delle cose straordinarie. Straordinarie. Speriamo anche questa volta. Sì. Bene, noi siamo giunti al termine, sono un'ora esatta di puntata, io ho cercato di stare nei tempi anche se avrei voluto rubare qualche altro minuto, Giovanni se c'è qualcun altro, altrimenti davvero siamo in chiusura, grazie davvero ad Andrea Sabattini per la sua regia puntualissima con tutti i filmati, le foto che ci ha preparato, i ranking. Bravissimo. Noi ci vediamo giovedì prossimo, grazie a tutti per la vostra attenzione, per il vostro affetto e rimanete sintonizzati su Rossini TV perché insieme a Canestro ha appena cominciato a farvi divertire. Da più di un secolo sul territorio, Macchini Ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche d'arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini Ceramiche, sempre al vostro servizio. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte.
Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi, cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio, molto convenienti. Per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Non mi basta.